Devo promuovere tassi. Egli guardò la mail nel suo computer che diceva «Vai subito dal direttore». Era un messaggio come tanti altri, ma le diede un senso di inquietudine. Da qualche giorno correvano voci nell'azienda. Si diceva che molti progetti sarebbero stati sospesi e che molti impiegati sarebbero andati in cassa integrazione. Egli andò nel bagno, controllò il suo aspetto e infilò le scale. L'ufficio del direttore era al quarto piano. Decise che sarebbe andata a piedi anziché prendere l'ascensore. Le avrebbe fatto bene. Arrivò nell'anticamera ansimando e quando la segretaria le disse di attendere, fu contenta di riprendere fiato. Era la prima volta che le capitava di aspettare, ma non era il caso di dare importanza alla novità. Probabilmente non significava nulla. Egli si fidava del direttore. Lavoravano bene insieme e da un bel po' di tempo. In ultimo, lei si era data da fare perché il sindacato cui era iscritta appoggiasse il progetto di aprire una filiale in Marocco. E poi, pensò Egli, il direttore conosceva l'importanza della sua funzione e riconosceva la sua onestà, in tutti i sensi. Una sera che era rimasta più a lungo in ufficio, si vide raggiunta dal direttore nella luce attenuata delle stanze deserte. Il direttore la salutò e rimase con lei. Non se ne andava. In quel tempo Egli era in prova e allo scadere del mese la dovevano assumere a tempo indeterminato. Il direttore si avvicinò e lei respirò il suo alito pesante. Cercò di baciarla. Egli si sciolse e non disse nulla. Il direttore le andò incontro, le piantò le mani sul seno. Lei andò via dalla stanza, ma non tanto velocemente da non ascoltare il direttore che disse «Finito il periodo di prova, te ne vai». Poi non fu licenziata e adesso Egli era nell'anticamera del direttore. La segretaria la chiamò e la fece entrare. «Siediti», disse il direttore. Spostò il disordine delle sue carte e scoccò su Egli un'occhiata grave. Guardò oltre la finestra e abbassò lo sguardo sulla scrivania. «Ti devo dire che non ti posso promuovere, perché Tassi è portato dal presidente e devo promuovere lui. La cosa non è più in mano mia». E per adesso la tua promozione finisce in archivio. Egli non rimase del tutto sorpresa. In fondo lei non lavorava per la promozione, ma per essere utile agli altri. E già da alcuni anni aveva dimostrato a se stessa che la sera dopo il lavoro trovava le forze per fare volontariato a Villa Adalberghi, dove si disintossicavano i drogati. Anche lì aveva ricevuto fiducia dai medici e dagli psicologi, tanto che le avevano assegnato il compito pericoloso di distribuire il metadone. Una sera un drogato le dette un pugno perché voleva una dose maggiore di metadone e da allora Egli fu costretta a distribuire il metadone accanto a un agente del servizio di vigilanza. Il direttore tossicchiò. «Bene, le cose stanno così». Prese un fermacarte e lo passò nervosamente da una mano all'altra. «C'è anche un altro problema. Boomer, il tuo progetto. Pare che sarà soppresso e verranno a cadere anche le 4 stanze delle 5 che ti sono state assegnate. Nella stanza rimanente resteranno solo le persone indispensabili alla liquidazione del progetto. Tutti gli altri andranno via». Il boomer è stato stimato un progetto troppo avveniristico e hanno deciso di trasferirti al piano terra da domani. A questo punto la dottoressa Egli Martinez fu colta da un tremito di ribellione e fissò il direttore. «Mi avete cacciata in biblioteca», sibilò. «Questo è, molto più di tutto il resto,
Ingiusto. Mi dispiace, ma sono gli ordini che ho ricevuto. E l'aria che tira. Non posso fare nulla. Me l'hanno ordinato. Con la gola secca, Egle deglutì a fatica. Cercava di connettere, ma era solo in grado di capire che era caduta improvvisamente in disgrazia. «Direttore, ci conosciamo da tanto tempo», disse. «Ti rendi conto che questo significa la fine della mia carriera?» «Mi dispiace. Non c'è nulla che per adesso possa fare per te. Io stesso sono stupito del trattamento riservato a noi tutti. Davvero, non posso fare nulla. Mi dispiace». Il direttore evitava lo sguardo di Egle, che lo fissava incredula. La caduta in disgrazia era già molto grave, ma le parole del direttore, così fredde e impersonali, erano terribili. Egle pensò in fretta. Se andava a lavorare in biblioteca, che cosa poteva aspettarsi? Disse: «Almeno potresti trasferirmi in una città del centro-nord. Se non posso continuare il mio progetto Boomer, è meglio che me ne vada da qui. Almeno in questo mi potresti aiutare». «Per adesso non credo proprio. Ho le mani legate. Se potessi, lo farei, te l'assicuro. Ora, se vuoi scusarmi...» C'era imbarazzo nel tono del direttore, ma ugualmente disse: «Mi servirebbero le tue carte sul progetto Boomer. Manderò la segretaria a ritirarle». Egle tacque e uscì dalla stanza. Tornò nel suo ufficio. Era stordita e arrabbiata. Perché non aveva reagito con maggiore energia alla disgrazia? Ma che cosa poteva fare? Tutto era stato già deciso. La colpa era sua, che si era illusa di essere importante per l'azienda. Scosse la testa. «Che stupida, che stupida, che stupida!» Chiuse la porta del suo ufficio e si accasciò sulla sedia. Poco dopo bussò la collega Maddalena. «Egle, che cosa posso dirti?» «Niente. Che cosa farai?» «Mi dedicherò anima e corpo alla meditazione. E la tua ricerca spirituale?» Egle scrollò la testa. «E molto di più. Da adesso inizia a essere la mia vera vita». Un rumore alla porta la fece trasalire. La segretaria del direttore era già nella sua stanza. «Ora non bussa nemmeno prima di entrare», pensò Egle. Si alzò senza una parola e aprì lo schedario. Tirò fuori le cartelle del progetto Boomer e le porse alla segretaria del direttore. La donna fece un cenno del capo e uscì. Egle si sedette e appoggiò la mano sulla tempia. «Hai visto?» disse Maddalena. «Quelli che sono entrati con il partito rimangono ai loro posti, ma gli altri che sono entrati senza partito, no». «Già». Maddalena alzò gli occhi. «Che cosa farai? Se non altro, la tua specializzazione ti dà la possibilità di andartene. Voglio dire, tu hai un mercato». «Sì, ma sono stanca. L'entusiasmo mi è scaduto». «Peccato». «Il peccato sarebbe non approfittare della variante, cioè cambiare vita». Per un lungo attimo Egle godette la bellezza di una certezza fino allora sconosciuta. «Conosci persone influenti?» chiese Maddalena. «No, mi dispiace». Egle pensò che avevano tutti in bocca la stessa frase quel giorno. «Mi dispiace». Ma almeno Maddalena non mentiva. Era una brava donna. Egle la pregò di lasciarla sola. Non voleva essere compatita. Guardò fuori dalla finestra. Nella stanza non entrò più nessuno e infine scese il silenzio. Alle 19 il guardiano notturno passò per chiudere le porte e controllare le finestre. Egle accese la lampada d'architetto e sparse i fogli sul tavolo. L'uomo mise dentro la testa e domandò quanto si sarebbe trattenuta. Lei rispose che sarebbe andata via prima delle 10.
Il guardiano annuì e chiuse la porta della stanza. Egle si alzò, stette qualche attimo in ascolto e poi, assicuratasi che nell'edificio non c'era nessuno, prese l'ascensore e uscì in strada. Era umiliata. Negli ultimi anni aveva lavorato così alacremente. Aveva legato quel luogo alla sua soddisfazione, alla sua sicurezza e, in un certo senso, al suo successo. E il giorno dopo vi sarebbe entrata per lavorare in biblioteca. Si avvicinò al suo motorino con una fitta nello stomaco. La solita gastrite, pensò. Ma appena fu in mezzo al traffico, capì che era il dispiacere che si era incarnato nel suo stomaco. Commento: il corpo fisico dipende dalla mente e la mente dipende dalla coscienza.